Ogni giovedì di Quaresima alle 20:45 il Vescovo Dante prega insieme con una famiglia della diocesi cremonese. Potete ogni volta scaricare il testo della preghiera direttamente sul portale diocesidicremona.it. Questo primo incontro della preghiera in famiglia, siamo oggi ospiti di Pietro e Chiara e dei loro due figli, Filippo e Michele, presso la Cascina Moreni a Cremona. È bello che siamo riuniti per la preghiera in famiglia e la iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benediciamo, Padre, perché ci hai creati e ci hai donato il tuo Figlio Gesù. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Ti benediciamo, Signore Gesù, perché ci hai amati e con la tua venuta ci hai resi fratelli tuoi e figli del Padre. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Ti benediciamo, Spirito Santo, perché vieni in noi ad illuminarci e ad abitare nei nostri cuori. Noi ti lodiamo e ti benediciamo. Signore, aiutaci a prepararci alla tua Pasqua. Aiutaci ad accogliere e comprendere la tua parola, perché porti frutti nella nostra vita. Amen. Amen. Ascoltiamo adesso quel brano del Vangelo che in ogni prima domenica di Quaresima ci introduce in questo itinerario verso la Pasqua ed è, come certamente sappiamo già tutti, il brano che parla di Gesù nel deserto e che è messo alla prova, è tentato. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettaci giù di qui. Sta scritto infatti, ai Suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano. E anche, essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
mi sembra molto significativo che la prima domenica di Quaresima, cioè quando la comunità cristiana, quindi noi, iniziamo il nostro percorso verso la Pasqua, il Vangelo ci proponga tutto sommato di riflettere e di prendere in considerazione seria la nostra libertà. E certo, perché Gesù, che è messo alla prova, è tentato, in fondo ci manifesta, ci dà un esempio del come la libertà può reagire di fronte alla proposta del male, al richiamo del male che c'è dentro di noi o che ci viene fuori da noi, e anche di fronte alla proposta, al desiderio del bene che ciascuno di noi porta dentro di sé, nel cuore. Il richiamo del male qui è presentato dalla parola del diavolo, il grande oppositore di Gesù. Più di una volta il Vangelo dice che Gesù è venuto per distruggere le opere del diavolo. Il richiamo del bene è presentato dalla profondità della coscienza, dal rapporto che Gesù ha con il Padre suo, ed è per questo che ogni volta viene ad esprimersi attraverso un brano della Bibbia, un richiamo alla Bibbia, cioè un richiamo a quello che Dio ci ha fatto conoscere, a quello che Dio ha voluto mettere a portata di mano. Ecco, e di fronte a questi due richiami, del male e del bene, Gesù, ciascuno di noi, è posto lì con la sua libertà. A chi darà adesione? Al richiamo del male o al richiamo del bene? La Quaresima ci dice: gioca la tua libertà, come l'ha giocata Gesù, mettendosi nella prospettiva e nella direzione del bene. Allora, è anche significativo, secondo me è anche interessante, vedere un po' come sono queste provocazioni che Satana, che il diavolo presenta a Gesù, ma che in un certo senso sono quelle di sempre, di tutti gli uomini, di tutte le età. C'è prima di tutto la tentazione a desiderare, a volere, ad accaparrarsi i beni terreni, di che questa pietra diventi pane. Ecco, mi fa pensare questo desiderio del pane, questo bisogno del pane, il bisogno di vivere, di sopravvivere, di nutrirci che tutti abbiamo, mi fa pensare anche alle situazioni di difficoltà, di crisi di tante famiglie, di crisi che stiamo vivendo oramai da più di un anno, che forse continuerà ancora, e che tutti dicono: ma non è soltanto una crisi economica, di pane, di mezzi, di sopravvivenza, ma è una crisi morale. Cioè è un qualcosa che mette in evidenza non semplicemente la mancanza di ciò che ci serve per vivere, ma che mette in evidenza la mancanza di ciò che dà senso alla nostra ricerca di ciò che c'è per vivere. Pensiamo per esempio ad alcuni fatti che sono così continuamente messi in luce, no? Per esempio l'allargarsi della forbice tra chi è ricco e chi è povero, qualcuno che diventa sempre più ricco e altri che diventano sempre più poveri. Pensiamo anche alla situazione di vero disagio in cui tante famiglie improvvisamente sono venute a trovarsi. Ebbene, questa situazione, questa ricerca di pane, questa ricerca di ciò che abbiamo bisogno per vivere, sarà possibile solo attraverso la produzione, l'aumento della produzione, oppure ci richiama qualche altra esigenza, per esempio l'esigenza della solidarietà. Ma la solidarietà non è soltanto, come giustamente cerchiamo di mettere in evidenza in Quaresima, il pensare a chi è più povero di noi, quindi magari privarci noi di qualcosa per
poter andare incontro agli altri. La solidarietà mi sembra che ci richiami prima di tutto a capire una cosa, che se l'uomo ha bisogno, è anzi un comando che Dio gli ha dato, quello di produrre dei beni per la sua sopravvivenza, però questa produzione deve essere sempre una produzione che chiama a vivere solidalmente tutti gli uomini, gli imprenditori, le aziende, i dipendenti. Ecco, il cercare la solidarietà perché si avverte che è qualcosa che insieme dobbiamo cercare di valorizzare, di mettere al meglio per il bene di tutti. Così come mi sembra che sia anche importante la solidarietà perché ci fa pensare non soltanto al produrre, ma anche al produrre rispettando l'ambiente. Abbiamo davanti agli occhi costantemente anche il dramma di Seveso e tanti altri di inquinamento dell'ambiente, per cui solidarietà vuol dire certamente incrementare l'industria, la produzione, ma incrementarla tenendo conto di tutti i valori. E poi la seconda tentazione è di Satana che dice a Dio: accetta me, ubbidisci a quello che io ti chiedo. Anziché pensare a Dio, pensa a me. A volte si dice che la generazione nostra attuale è una generazione, forse per la prima volta, di increduli o addirittura di atei. Sapete, io ho sentito dire, e ci credo, che non ci sono gli atei. Ci sono persone che credono o in Dio oppure che credono negli idoli, cioè in quei valori che essi assolutizzano, ma che non sono Dio, sono il piacere, sono il denaro, sono l'interesse. E in terzo luogo, il Satana propone a Gesù: fai un gesto clamoroso, buttati giù dal punto più alto del Tempio, il successo, la gloria. Pensiamo come tante volte questa gloria del successo è così effimera. Perché? Perché questo tipo di gloria affascina, ma non convince, ma non trascina, ma non dà motivi per vivere. Ecco, la nostra libertà all'inizio della Quaresima è una libertà che si dichiara in questi termini. Nei termini di pensare alla produzione, però nel senso della solidarietà, di superare la crisi, ma con la solidarietà, di non farci degli idoli, perché sono certamente peggiori di Dio, Dio ci ama e ha mandato il suo figlio, gli idoli no. E di non pensare a quel successo della gloria effimera che passa presto e non solo ci lascia scontenti, ma rende scontenti e insoddisfatti anche gli altri. Ecco, questo mi sembra il messaggio bello che all'inizio della Quaresima il Vangelo ci propone e non so, voi tante volte anche voi l'avrete già letto, sentito, meditato, ne avrete parlato. Cosa vi ha suggerito? Sarebbe bello sentire anche che cosa suggerisce a voi. Ma come famiglia ci viene, cioè, confrontandoci con Chiara, mi viene in mente questa immagine che quando come famiglia si parte per una vacanza, si pensa un po' tutto l'itinerario, ai bagagli e a tutto quello che può servire, no? per affrontare i giorni lontani dalla propria casa. E in effetti all'inizio il Signore Gesù parte pieno di Spirito Santo ed era guidato dallo Spirito nel deserto. Ecco, ci sembrava così un'immagine che potesse in qualche modo collegarsi alla preoccupazione della famiglia nei confronti dei genitori, nei confronti dei figli, di avere tutto l'occorrente per poter essere in grado di affrontare insomma, il tempo lontano da casa.
È bella questa idea, è proprio bella, no? Perché la Quaresima è un itinerario, una specie di viaggio, e dice, vabbè, partiamo con quali rifornimenti? Lo spirito, no? E la parola di Dio e sì, anche la compagnia, no? della comunità cristiana. Molto bello. E la mamma? Ma a me colpiva, cioè questa riflessione l'avevamo condivisa insieme, però anche intanto che lei parlava di libertà, ecco, e diceva la nostra libertà ce la giochiamo, però appunto ritornando proprio sullo spirito per capire che cosa è bene e cosa è male e che cosa dobbiamo scegliere, comunque dobbiamo farci guidare e chi meglio dello spirito può illuminare le nostre scelte, ecco, e illuminare anche le nostre difficoltà che comunque ci sono, dandogli un senso e consentendoci di superarle, ecco, o comunque di andare oltre e di non fermarci, ecco, davanti alle difficoltà. Come Gesù è pieno di Spirito Santo, comunque è riuscito a superare la tentazione, comunque aveva fame, comunque aveva, cioè anche lui ha sperimentato tutta la nostra umanità, ecco, tutta la nostra. Certo, quindi siamo anche incoraggiati perché Dio stesso, fatto uomo, questo Gesù, ha provato anche lui ad essere messo alla prova. Poi pensate che bello, quando arriveremo alla Pasqua, la veglia pasquale, in fondo che cos'è? È la grande celebrazione della liberazione, no? La Pasqua ricorda il passaggio, no, del Mar Rosso, dalla schiavitù dell'Egitto, ricorda questo grande passaggio di Dio nella storia degli uomini che dà la sua vita e trascina con sé tutta l'umanità nel regno del Padre. Quindi è veramente la Pasqua il canto della libertà, l'esperienza più alta della libertà. È bello allora che l'inizio della Quaresima, del cammino, ci metta subito davanti agli occhi la provocazione, no? Alla nostra libertà. Quasi per dire, la gusterete ancora di più, quando arriverete al termine della Quaresima, se vi siete lasciati accompagnare dallo Spirito che libera il cuore, che libera interiormente. Adesso manteniamo un istante di silenzio, così raccogliamo volentieri anche le provocazioni che ci ha dato la parola del Signore. Anche quando partecipiamo all'Eucaristia si dice preghiamo, poi un istante di silenzio e poi preghiamo insieme, adesso come facciamo, no? Perché raccoglie la preghiera che è nata dal cuore di ciascuno. O Padre, dacci la grazia di vivere questo tempo di Quaresima come tempo di riflessione e di preghiera. Perché ci porti a fare esperienza di te. Donaci il tuo spirito perché possiamo averlo come guida nel cammino e nelle difficoltà della nostra vita. Signore, dona alla nostra famiglia pace, gioia e benedizione. Aiutaci a volerci bene, a rispettarci e a sostenerci in ogni necessità, a godere delle piccole cose, a perdonarci gli uni gli altri, attenti alla tua parola che ci chiama a crescere nell'amore. Guidati dallo Spirito, così come ci ha ricordato il papà Pietro nel cammino della Quaresima, ecco, guidati dallo Spirito, preghiamo come Gesù ci ha insegnato.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E chiediamo al Signore la sua benedizione per questa famiglia e per tutte quante le famiglie. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Grazie a voi dell'ospitalità, poi della comunione che si è creata tra di noi e buona Quaresima. Certo, perché siamo agli inizi, quindi buona Quaresima. Grazie. Grazie. Giovedì di Quaresima alle 20:45 il Vescovo Dante prega insieme con una famiglia della diocesi cremonese. Potete ogni volta scaricare il testo della preghiera direttamente sul portale diocesidicremona.it.